Here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, today I would like to wish a very, 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 very happy Mother's and Mom's Day to all, to my mom, to my mother, but also to all the mothers in the world. E quindi alle madri di tutti, la mia speciale, penso, ma penso tutti possono dire questa frase, però in generale credo che un po' tutti avrebbero voluto avere dei genitori come Mima. Insomma, ognuno ha i suoi genitori, l'importante è che abbia un genitore. Però appunto, insomma, questa frase sta un po' così, dipende sempre, insomma. Ed auguri anche alla mia sorella che, diciamo, è diventata mamma per la prima volta praticamente poco più di un mese fa, 40 giorni fa se non erro, no, sì, poco più di 30 giorni fa, il 6 aprile del mese scorso, e poi anche alla compagna, insomma, moglie di mio fratello, che invece l'è diventata poco più di 6 mesi fa, quasi 7 mesi fa, 18 maggio faranno 7 mesi, quindi sì, di queste prime figlie che hanno avuto, quindi sono mamme per la prima volta. Auguri anche a loro, così come auguri a tutte le mamme, come ho detto, giovani, non giovani, eccetera. Sì, poi appunto ieri, quello che è una cosa che ho saputo stesso, diciamo poche ore fa, ieri, non molto, molto, molto tempo, quando ho scritto, direttamente quando ho scritto qua al mento, diciamo, la Weather Report del maestro. Allora, dico adesso, praticamente il 5 maggio, che c'è scritto il 5 maggio, quindi 2 giorni fa, è morto il nostro leggendario Windermere, cioè scusate, Kenneth Welch, interprete tra gli altri, soprattutto l'altrettanto leggendario Windermere di Twin Peaks. È morto praticamente all'età di 80 anni, tra l'altro l'ha fatto non molte settimane fa, il 31 marzo scorso. E diciamo, mi è spiaciuto abbastanza perché
io sono molto legato al suo personaggio in Twin Peaks, probabilmente quasi nessuno è, nel senso che molti sono legati ad altri personaggi molto più rinomati, mentre il suo non è così rinomato, ma a me mi ha sempre colpito per vari motivi quel personaggio. Comunque, ne approfitto per dire che qui innanzitutto, quando è stato appunto il 30 marzo, scusate, il 30 marzo in realtà lui è nato, il 30 marzo feci un video pensiero per lui, quindi nel caso andatevelo a rivedere. Ma poi soprattutto ho altri due video dedicati a lui, uno risalente al compleanno dell'anno scorso, che è un tributo tastiera che gli feci, basato appunto su tutta una serie di pezzi, alcuni motivi di Angelo Badalamenti, sui suoi temi musicali. Sì. E poi magari metto il link in descrizione per cui è interessato. E poi l'estate scorsa, d'agosto scorso, feci diciamo un video relativo alla villa in cui vado a prendere praticamente sempre il sole l'estate. E praticamente pensando, fantasticando su un possibile continuo, un ritorno di Window Merlin, Wisteria, Recorded Night, come sapete questo famoso progetto di cui si parla da tempo, che si vocifera essere anche un continuo di Twin Peaks. Comunque, fantasticando il suo ritorno appunto in questo nuovo progetto, una nuova serie, un suo nuovo film, fece il fischio, il suo motivo principale col fluto, appunto, Els Flute Motif, Main Flute Motif. Poi gli aggiunse anche del riverbero con un programma, tanto per incutere ancora più tensione e ansia, diciamo, alla visione del video. E questo video, appunto, si chiama proprio Twin Peaks, Wisteria, Recorded Night, Return of Window Merle Fan Video. Lo trovate così, oppure trovate un po' le Twin Peaks, le playlist di Twin Peaks anche qui, le playlist di Twin Peaks sul canale principale tastiera, ma anche qui, anche sul secondo canale tastiera, quello solo linciano, comunque importate anche, vi ho detto il titolo, che potete trovarlo in questo modo. Sì, davvero mi dispiace molto, veramente è un grande attore, attore canadese, la Canada non ha prodotto tantissimi così grandi attori, ma lui è stato, penso, uno dei più grandi attori canadesi, tra l'altro shakespeariano, di impronta shakespeariana, grande attore comunque per quanto mi riguarda. Sì, quindi spero veramente possa riposare in pace. Certo, non è un giovane, non è che ha 20 anni, 30 anni, però comunque 80 anni, certo, ha fatto quello che doveva fare, però comunque, per come adesso la vita, uno può vivere molto di più, e quindi non so, non ho ancora capito che problema avrà avuto, se ha avuto qualche problema, ma comunque a me dispiace, ripeto parecchio, che mi era un attore molto caro, insomma, non so ad altri. Poi pensavo a quella, sì, bellissima pizza napoletana che ho mangiato 2 giorni fa, ovviamente la pizza in senso vero e proprio, ma la mangio di frequente, però ovviamente essendo napoletana, però in questo caso non la mangiavo da un po' di tempo, qualche settimana se non era, forse anche di più. Però quella è davvero la vera pizza napoletana, come avete visto, la inquadratura iniziale. E poi pensavo invece anche a quel bellissimo piatto, a quel merluzzo con l'olio, l'ho mangiato ieri insieme ai carciofi, bellissimi carciofi napoletani, poi sono sempre i carciofi napoletani, sono anche migliori. Comunque, altro grandissimo piatto, mi ha messo consolato sia l'altro ieri che ieri, spero anche voi possiate sognare quantomeno con gli occhi. Sì, credo di aver detto tutto. E quanto riguarda questi successi di tastiera, poi continuerò, ne parlo domani. Quando continuerò con quello successivo, dovrebbe essere sempre un pezzo di Bach, ma poi ci ritorno meglio domani quando lo caricherò. Sì, e Sì. poi ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 2 dei Weekend Projects, per tutto il discorso che fa sul Framework 3, nel pensiero di condivisione per sostegno per gli amici ucraini, eccetera, Observation Car, eccetera. Sì, credo di aver detto tutto. Nel caso venisse qualche altra cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.